Ben ritrovati sempre in diretta mattina con noi, canale 264 del Digitale Terrestre Cusano TV Italia. Vi porto nel fantastico mondo dei social network. Vi presento una vera e propria star del web. Viene definito da tutti il re delle bufale. Ogni volta che posta un nuovo video, questo video diventa virale. Migliaia e anche milioni di click e di visualizzazioni. Criticato e amato nello stesso tempo, Gianmarco Saolini fa sempre parlare di sé. Da anni si diverte a mettere in giro e sul web fake news, bufale, facendo leva proprio su un sentimento comune verso un determinato argomento e quindi proprio sull'onda di un risentimento popolare verso un determinato tema, e lo fa attraverso dei personaggi, cioè il volto è sempre il suo, però i personaggi sono vari, interpreta anche diverse professioni, diversi lavori. Può essere il lavoratore della Fiat a cui è stato abbassato lo stipendio perché per via dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, è l'antennista che installa le antenne del 5G, è il marinaio che è stato licenziato da una nave ONG. Insomma, ecco perché fa leva proprio sul sentimento popolare, sul risentimento verso un determinato argomento. E Gianmarco Saolini è in collegamento con noi. Ciao Gianmarco, ben trovato. Ciao, ciao, grazie. Io ho scritto Buongiorno, ciao. Webstar sul sottopancia, Gianmarco Saolini Webstar, però dovevo scrivere forse divinità. Divinità o filosofo, insomma, andava bene lo stesso. Perché sul tuo sito, sono andata a vedere il sito di Gianmarco Saolini, a biografia, Gianmarco Saolini, virgola, divinità. Sì, esatto, è un'antica. Sì, vabbè, Sono come morta dire, è quando l'ho così. letto. Quando uno si scrive le biografie da solo sul proprio sito, che devi scrivere? Senti, ma per la foto sui social, su Instagram e su Facebook, con un po' blasfema, te l'hanno detto? Ma sì, qualcuno sì, però dai, ormai Ci sono siamo le nel spine come Gesù. 2020, dai. Sì, lo consentiamo, dai, nel 2020. Senti, raccontaci come nasce l'idea, perché tu cominci con, hai fondato due siti, il Corriere del Corsaro e news24roma.com. Allora, Comincia tutto da praticamente lì? inizia tutto nel 2013 con un blog. Io inizio con il Corriere del Corsaro, che nasce con un blog dove io lanciavo delle notizie. Poi ho aperto altri portali dove sempre appunto mi muovevo tra fake news e poi l'ho iniziata ad evolvere in satira. Ovvero, all'inizio pubblicavo solamente notizie, caricando determinate, esasperando determinati concetti o determinati temi. Poi il Corriere del Corsaro, ad esempio, come potete andare a vedere tranquillamente, l'ho evoluto in un portale satirico, quindi diciamo solamente, cioè fake news, ma comunque palesemente satirico. Poi quello che ho cercato di fare, l'evoluzione che è arrivata nel 2015, sì, 2015-16, è stato questo passaggio al video. Cioè, io ho iniziato ad interpretare dei veri e propri personaggi di volta in volta diversi. Cioè, praticamente una volta ero un imprenditore russo fuggito e poi richiamato per votare al referendum. Poi ho fatto un parlamentare che difendeva i diritti dei politici. Poi ho iniziato ad evolvere i personaggi fino ad arrivare a quelli che hanno fatto un po' più scalpore, come il Nostromo della nave Aquarius, che diceva che non era vero che c'erano problemi sulla nave, ma si Ma lo stava vogliamo bene, c'era vedere quel Castro. video, Gianmarco? Sì, come Dai, no. ecco il marinaio su una nave ONG. Rachel, lo facciamo vedere quel video? Mi chiamo Giovanni Titori e sono stato fino a ieri parte dell'equipaggio della Sea-Watch. Sono stato cacciato, licenziato a malo modo perché, essendo l'unico italiano dell'equipaggio, volevo dire la verità e raccontare quello che accade realmente sulla nave. Sulla nave non ci sono condizioni di disagio e vi dirò di più,
tutte le persone a bordo sono arrabbiate, tutti i migranti sono incazzati neri perché hanno pagato un biglietto per stare su quella nave e dovevano essere già arrivati da 2 giorni. Quindi adesso, se non verranno scaricati e non verranno lasciati sul suolo italiano al più presto possibile, poi la nave gli dovrà pagare comunque dei danni ulteriori perché loro hanno pagato un biglietto con determinate condizioni da rispettare. Questo non ve lo dicono i media, non ve lo dicono i giornali, ma funziona così. Viene pagato un biglietto con delle condizioni e dei tempi entro i quali devono raggiungere l'Italia. In più si stavano lamentando ieri perché a bordo non hanno trovato i pasti che desideravano. Ad esempio, io che facevo parte lì dell'equipaggio ero costretto a mangiare determinate cose. Loro invece avevano un menù prestabilito, pagato e incluso nel biglietto, pagato regolarmente, quindi ognuno con il proprio biglietto poteva accedere ad una mensa speciale dove avevano pasta, primi, secondi, vini, contorni e dolci. Ieri, ad esempio, era finito il vino perché sono più giorni rispetto a quelli che dovevano essere, che sono in mare, e quindi hanno fatto una polemica e una rivolta sulla nave perché non gli è stato garantito quello per cui avevano pagato. Queste cose non ve le diranno, adesso probabilmente questo video lo censureranno, ma io non ce la facevo più e dovevo dirvi la verità. Il video che intendevi tu, immaginavo, immagino che fosse il marinaio sulla ONG Aquarius, però sulle ONG e come marinaio ne fatti talmente tanti. Esatto, questa è la versione 2.0, esatto, quello che abbiamo visto adesso è la versione 2.0 e che però fa capire, cioè anzi, in realtà hai fatto bene a far vedere questo perché il primo che fece il botto appunto era quello relativo all'Aquarius, e parliamo di, se non erro, 2 anni fa, una cosa del genere. Questo è più Quante fresco, visualizzazioni ha dico. avuto quello? Quello Milioni? superò, sì, milioni, centinaia di migliaia di condivisioni e decine di milioni di visualizzazioni, quello, perché poi ne fece, mi sembra, 7-8 milioni solo su Facebook, ma poi Su YouTube, creò, diciamo, una cassa eccetera, eccetera. di risonanza, esatto, YouTube, WhatsApp, e via dicendo. E quello però, ecco, fa capire che nonostante questo personaggio, a distanza di anni, dopo altri X personaggi interpretati, ha di nuovo preso piede anche quest'ultimo della Sea-Watch. Ci fa capire che quanta superficialità ci sia sui social, perché qualcuno mi riconosce, per carità, però tanti altri proprio non ci pensano nemmeno, no? Non vanno a dire, ma vediamo, mi pongo il dubbio, voglio capire di che si Basta tratta, andare solo sul approfondire. profilo della persona che posta un video e Tra già ci si l'altro, nel rende senso. conto, il primo passo. Sì, quello sarebbe, diciamo, il minimo, è che però c'è questa, purtroppo, sui social adesso le persone hanno, tra virgolette, un potere, che è quello di poter condividere e dire la propria immediatamente, mentre eravamo magari abituati, soprattutto parlo di una fascia di persone che magari superano una determinata età, si ritrovano proiettate all'interno di uno spettacolo, uno show, una televisione, dove però hanno potere diretto, cioè è come se la televisione fosse interattiva. Prima tu la TV la guardavi, assorbivi e non potevi replicare. Invece sul social tu hai una possibilità immediata di dire la tua, di replicare, di condividere, commentare, mettere una reazione. E questo ha generato, appunto, visto che non hanno molti le competenze per potersi muovere all'interno di questo particolare mezzo, innesca questa situazione, perché in una condizione normale i miei video dovrebbero essere visti come parodie, estremizzazioni di determinati concetti, satira, anche se Invece vengono appunto. viste come fake news, che tu viene Sì, definito il re delle fake sì, news. io vengo preso proprio come testimone, cioè nel senso, una persona guarda il mio video e dice: ah, vedi. Però che cosa succede? Vedi le antenne 5G, E questo le invece monta, il le tuo scopo è ascolta. completamente diverso, è il contrario. Sì, io quello che dico da anni è per abituare le persone, svegliarle, i debunker sono la cosa tra virgolette più inutile. È come un palazzo che va a fuoco e buttano un secchietto d'acqua. Cioè, fare debunking, mettere un sito in cui io dico quali sono le notizie vere e quali sono le notizie false,
non rende le persone migliori, non le istruisce, non le educa. Mentre invece quello che faccio io, diciamo, è una provocazione. Ovviamente, io non è che sono il salvatore della patria, però faccio una tipologia di attività continua che inizia comunque anche a svegliare le persone, perché tanti vengono ripresi. Cioè, è palese, se uno va a vedere le condivisioni, magari ci sono le persone che vedono i tuoi amici che hai condiviso quel video incavolato e sotto ti trovi il commento di quello: guarda che lui è un attore, fa questi video in maniera seriale, provocatoria, diciamo. E in questo modo facciamo un po' di immunità di gregge, no? E io sono una sorta di, ti do un po' di veleno, un po' di virus e cerco di far sviluppare gli anticorpi. E poi appunto, io non dico, questa è la reazione, però cioè, dovrebbero palesemente essere individuati come fake, immediati, cioè se tu dovessi capire che quello non è un vero Nostromo, un vero politico, ma sta scherzando e estremizzando un concetto. Cioè, questo è il punto, no? Il grave, tra virgolette. A proposito di paziente zero, cioè a proposito di immunità di gregge, visto che l'hai nominata, paziente zero, ma davvero hanno creduto che tu fossi il paziente zero per del Sì, Covid in Italia? Ma esatto. Sì, ma quel davvero? video è stato dovuto smentire dal TG1. Lo Cioè, vediamo, Rachel, mandiamolo un po' in onda. buongiorno a tutti gli italiani. Questo è un video di scuse nei confronti di tutti voi. Sono stato io il primo italiano a prendere il coronavirus e a portarlo in Italia. Non sono uscito prima allo scoperto perché avevo paura. Paura del giudizio della mia famiglia. Sono io il paziente zero. Il virus l'ho preso all'interno di un centro massaggi di questi cinesi. Io purtroppo non potevo uscire fuori e costituirmi perché sennò avrei fatto una pessima figura davanti alla mia famiglia. Ma adesso la situazione è precipitata e quindi non posso più rimanere in silenzio. Ho contratto il coronavirus all'interno di un centro per massaggi, di questi in cui hai l'happy ending finale. L'ho preso prima a Roma, poi i centri hanno iniziato a chiudere quelli che frequentavo perché le persone si ammalavano, chi ci lavorava dentro. Così mi sono spostato e ho iniziato a frequentare dei centri massaggi a Milano. Anche lì le persone all'interno del centro massaggi iniziavano a star male e a chiudere. Così mi sono spostato in Puglia e mi sono fatto i centri massaggi giù, in Puglia, Lecce, Bari. Anche lì la stessa cosa. E allora mi sono spostato un po' più su e sono stato in Campania, poi in Sardegna e alla fine sono tornato qui a Roma. L'ho fatto sì, forse per egoismo, ma io in realtà non sapevo che cosa stesse succedendo. Io avevo una tosse, della febbre, ma una banale influenza, pensavo. E invece poi si è scoperto che si trattava di coronavirus. Io chiedo scusa a tutti gli italiani. Adesso però ho capito che ho sbagliato e proprio oggi mi recherò all'ospedale di mia spontanea volontà. Farò prima scorta, andrò al centro commerciale e farò provviste per la mia famiglia, quindi mi caricherò di tutto e di più, svuoterò più supermercati possibili, dopodiché andrò di mia spontanea volontà in ospedale e mi costituirò. Chiedo ancora scusa a tutti gli italiani. Oddio Gianmarco, io mi sento male ogni volta che vedo il paziente zero, veramente, mi sento male. Cioè, no, il punto è che ecco, Come fanno a questo video è credere al venuto. paziente Questo zero? video è stato smentito alle 20 durante il lockdown sul TG1 perché doveva, cioè le persone prendevano per vero. Cioè, io te voglio dire, no, non, ma già la storia in sé per sé non ti fa pensare che è una cazzata, che questo va in giro per centri massaggi in tutta Italia E poi va durante al il centro periodo della pandemia. commerciale. Esatto, e poi appunto te lo dici apposta, no? Adesso però prima di andarmi a prendere la faccio vedere come faccio spesa, continuo, dai, cioè, voglio dire, no?
Ecco, uno dovrebbe prenderlo in questo modo, nel senso che poi per carità io sono, a me piace il mondo perché è bello, perché è vario, nel senso c'è a chi fa ridere un tipo di comicità da cabaret, ad esempio a me non fa ridere il comico in sé per sé, c'è a chi fa ridere il mimo, chi fa ridere quello, chi fa ridere quell'altro. Questo è un tipo di satira un po' particolare, ci sta, però addirittura prenderla per vera, cioè è quello il grave, cioè, io posso dire vabbè è finto però non mi fa ridere, oppure... cioè, addirittura il problema vero adesso è che questa, ci sono persone che hanno, se andiamo a vedere i commenti, sono decine di migliaia di commenti di persone che dicono ti devono arrestare, guarda che cosa hai fatto, è tutta colpa tua. No, cioè, nel senso, qui è veramente oltre. No, c'è un altro che hanno creduto. Rachel, lo so che siamo in ritardo, ma la devo mandare anche pochi secondi. Tu sei il giornalista della giuria di Sanremo, quello ha avuto milioni di visualizzazioni. Vi ricordate, c'erano il 2019 quando ha vinto Mahmood, tutte le polemiche, vi ricordate che lo avevano fatto vincere per forza? Ecco, Gianmarco è stato anche giornalista nella giuria di Sanremo, guardate un po'. Sono un giornalista, facevo parte della giuria stampa che questa sera ha votato al Festival di Sanremo. Molto probabilmente per questo video perderò il posto di lavoro, ma non posso andare a dormire con la coscienza sporca. Non posso mentire a tutti gli italiani. Siamo stati obbligati a votare Mahmood e a farlo vincere. Noi, tutta quanta la giuria, avrebbe voluto far vincere ultimo, ma ci sono arrivate delle direttive dall'alto, dalla sinistra, che ci hanno imposto di far vincere Mahmood, per fare e lanciare un messaggio chiaro all'Italia, sia per andare contro il ministro Salvini, sia per dare un segnale positivo che incentivasse e sensibilizzasse gli italiani a vedere meglio l'immigrazione e comunque le persone straniere. Questo purtroppo mi farà perdere il lavoro, ma gli italiani devono sapere e io voglio vivere con la coscienza pulita. Ti hanno anche detto che tu alimenti il razzismo, è vero? Sì, esatto. Cioè, io spesso vengo accusato anche di cose del genere, come se io rendessi la gente razzista. Cioè, io attacco il trend, quindi in quel momento c'era una grandissima polemica sul complotto dietro la vittoria di Mahmood. E quindi io cavalco un determinato tema, perché si parla della vittoria di Mahmood, cioè si vocifera del complotto che l'hanno fatto vincere poi perché era straniero, che in realtà non è straniero, Mahmood. Io poi l'ho conosciuto personalmente, ci siamo incontrati a Roma. E, senso, però c'è stata, sai, c'era la diceria, l'hanno fatto vincere perché è extracomunitario, che non è extracomunitario, però fa ridere questo fatto che bisognava farlo per quello. E io quindi poi metto lì do da mangiare agli affamati, ai complottisti. Quindi gli dico, cioè, però è una provocazione, una presa in Ma giro. sì, È che certo. voglio dire, è quello il senso. Gianmarco, io devo salutarti, infatti voglio strappare una promessa, se ci sentiamo presto, perché voglio parlare di altri video, ne avevo preparati tanti, lavoratori della Fiat, con lo stipendio abbassato per l'arrivo di Ma magari ci Cristiano diamo esatto. Ronaldo, Ogni l'antennista, ne tanto volevo può. mandare, del 5G, dell'antenna del 5G, ne volevo mandare tante. Ci risentiamo prossimamente, ne parliamo ancora? Dai, Va bene, poi magari ecco, ci aggiorniamo sulle nuove uscite. volentieri. Ciao Gianmarco, grazie di Ciao. essere stato con noi. Ciao Gianmarco. Ciao, grazie a te. Gianmarco Ciao, ciao. Saolini, veramente una web star, chiamato e viene così definito il re delle bufale. A proposito di social network, non ci fermiamo perché tra pochissimo è il momento di Mondo Social.